Ciao a tutti, sono Lavinia e sono educatrice del centro Maieutica. Oggi vi mostrerò come realizzare degli acquerelli fatti in casa. Sappiamo che in questo periodo non è semplice recuperare del materiale di cartoleria, ma come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. E fra pochissimo vi mostrerò come creare questi colori che vi permetteranno di esprimere la vostra creatività e dar vita a delle opere meravigliose. A dopo! Eccoci qui con tutto l'occorrente, come vedete abbiamo il foglio, abbiamo dei pennelli di diverse misure, una spugnetta che può essere anche divisa in più parti e riutilizzata. Poi abbiamo i tre colori primari, giallo, blu e rosso, sono coloranti alimentari che trovate facilmente in supermercato. Poi abbiamo dei bicchieri vuoti che ci serviranno per andare a comporre le altre gradazioni di colore. Pronti, ho mescolato con pochissima acqua i colori primari per ottenerli quanto più vivaci possibili e poi ho creato, mescolando diversi colori primari, ho creato un colore che è in questo caso un verdone scuro, che vi farò vedere poi direttamente sul foglio, che qui non si nota, e un viola ottenuto mescolando blu e rosso, un arancio mescolando rosso e giallo e un verde più chiaro. Naturalmente, più diluite i colori con l'acqua, più i colori verranno chiari, le tinte verranno chiare. E questo però fa parte poi dei vostri gusti personali e potrete divertirvi a creare diverse gradazioni di colore.